Cari amici, ma soprattutto amiche di Junkfully. Soprattutto amiche di Junkfully. Siamo finalmente a Catania per la nostra seconda 10 euro challenge. È il format in cui proviamo a vincere la povertà mangiando con solo 10 euro. 10 euro non a testa, ma in due. Ovviamente, perché a noi le cose facili ci fanno schifo. Il primo episodio è stato girato a Bologna e potete già vederlo sul canale. Per cui ragazzi, supportate questo video mettendo like, commentando e se non l'avete ancora fatto, iscrivendovi. Detto ciò, che se mangiamo? Partiamo dall'arancino di Catania. Più classico delle così. Cominciamo questa challenge con un fantastico arancino catanese che dovrebbe avere dentro sugo e melanzane, mi pare, preso da Savia. Per questa portata abbiamo speso 2,20 euro. Madonna, è melanzonosissimo, raga. Bampa, veramente un botto di melanzana fritta e già mi piace. Madonna, enorme. È un pallettone. È un bambino, tipo. Sì. Bambino ripieno di melanzane. Quindi un bambino migliore. Mazza, bello imbruttito, eh? Veramente, veramente notevole, direi. Madonna santa. Mamma mia. Madonna mia, enorme. Tante, tante aspettative, amico mio, eh? Ti posso dire che questa sfida, al contrario di quella che abbiamo fatto a Bologna, mi dà il vago presentimento che ci riempirà. Vedremo. Cheers. Madonna. Melanzana buonissima, croccante fuori, bello mozzarelloso, un po' asciuttino secondo me, per il gusto mio, un po' asciutto il riso, quindi un pochetto così, ma mega saporito, mega buono. Tu non sei un grandissimo fan delle melanzane, vero? No, no, però l'odore è buonissimo, buonissimo, tra l'altro la panatura sembra eccellente, o sbaglio? A me ha dato questa impressione mangiandolo, sì. Aspettavo il sugo io però, sai? Sì, sì, pure io me l'aspettavo col sughetto in realtà. Quanto sei bello quando chiudi gli occhi per mangiare. Buono, buono, è vero che è un po' secco, forse un po' di tipo di sugo ci stava alla grande. Però insomma si fa così, quindi non è che... Non veniamo ad insegnare ai catanesi come fare i loro cazzo di arancini. Però è buonissimo. La melanzana, nonostante sai che non sono un grandissimo fan, è veramente buona. Che poi a te più che il sapore della melanzana, è la consistenza che ti dà mezzo fastidio. Mi prude il palato. Maledetta melanzana che fa i dispetti. Mazza, buono vero. La panatura tipo clamorosa. Sì, buonissima, sono d'accordo. Il riso è buono, eh. Sì, sì, l'unica nota stonata secondo me appunto è che rimane un pochino asciutto. Solo quello, perché altrimenti era veramente clamoroso. Quindi abbiamo pagato 2,20 euro, ci rimangono ancora 7,80. Vogliamo andare avanti con questa challenge, amico mio? Andiamo avanti con questa challenge, diamo prima un'occhiata su Instagram per vedere i consigli dei nostri amici catanesi su dove andare a mangiare e cosa mangiare. Se ancora non ci seguite su Instagram, fatelo su @junkfully. Allora, uno dei grandi classici di Catania, il cavallo. Siamo andati da Carlo V per 3 euro. Abbiamo preso sto paninetto con le polpette di cavallo. Una sciocchezza proprio. 3 euro, eh? C'è più carne che pane dentro sto panino, eh? Da vedere non è che sia proprio il top, però le polpette di cavallo sono tanta roba, eh? Poi è molto interessante come viene bagnato il pane, praticamente con un pennello fatto con dei ramoscelli di origano, praticamente insuppato di olio aceto, poi passato e messo sulla fiamma, veramente tanta roba. A me la carne di cavallo mi fa un po' schifo, tipo mega tenera. Tra l'altro c'è l'ignoranza rara sto panino, cioè assurdo, buono vero. Comunque c'è proprio una bella svampa di cavallo, ma soprattutto di questa salsa che mettono sopra, di olio aceto, e c'ha un profumo fantastico. Ah, e tra l'altro pure il pane, sentendolo così, è bello scrocchiarello, fuori, vero? Sì, però morbido dentro, già si vede, perché è bello zuppo. Vero. Molto tenerissima, Ian. Eri tenerissima, ti ricordi che bucio di culo che ti ho fatto?
manco ho morso tutto e ho già sentito il sapore della polpetta, è clamorosa. Doppia polpetta poi. Doppia, è vero. Comunque 3 euro, cioè. 3 euro è niente, cioè con questo qua c'è pranzi. Mamma mia. Finalmente una 10 euro challenge come si deve. In cui non perdiamo miseramente. Forse questa riusciamo veramente a vincerla. Detto ciò, amico mio, finimo se sto panino. Abbiamo ancora 4,80 euro per il dolcetto, forse anche 2. Beh, a sto punto direi di sì. Visto che con 3 euro ci prendi la branda qua, pensa con 4 euro e passa, quanti dolci ci prendi? Siamo da Bar Mazzini, un bar veramente carino, in un posto interessante, vero? Sì, anche i proprietari amorevoli. 2 euro cannolo riempito al momento, quindi tanta tanta roba. Ci rimangono ancora 2,80 euro se non erro. Ricotta tipo freschissima. Pare di capire che la cialda dei cannoli è un po' più dura rispetto a quella a cui siamo abituati al nord. Buono vero, ricotta spettacolosa. Pistacchio? Pistacchio, tanta roba. Buono, buono, buono. Fai quasi fatica a lasciarmelo, vero? Sì, calcolo, mo sarei finito proprio tranquillamente. Tanto zona veramente caruccia, stiamo vicino al mercato del pesce, vero? Sì, ci siamo passati prima ed è veramente caratteristico. Con del pesce clamoroso, tipo pezzi di pesce spada grossi così, fantastici. Ma parliamo di cannoli adesso. Buonissimo, sono d'accordo con te, rispetto alla loro versione del nord la cialda è più duretta. Questo è eccezionale. Veramente, veramente eccezionale, veramente. Quindi ci rimangono 2,80 euro se non erro e ti dico che mi sento vicino alla vittoria di questa challenge. Sono d'accordo, amico mio, ci vogliamo buttare su una granita se riusciamo? Direi che proprio che è d'obbligo. Cosa abbiamo qui per chiudere questa challenge? Allora, ce l'avete considerata in tantissimi, la granita al pistacchio spinella da passeggio, come mi ha detto, no, da portare via, da passeggio. Abbiamo pagato 2,70 euro, quindi ci siamo rientrati alla grande perché ci abbiamo 10 centesimi, quindi totale 9,90 euro per questa challenge. Bravi veri! Tra l'altro stracarica de panna. Buona, certo che la brioche era ancora più buona, eh? Non c'aveva i soldi. Comunque la panna pure è clamorosa, tipo. Sì, che poi abbiamo visto usano una panna proprio montata al momento, perché era proprio dentro la ciotola d'acciaio. Oh, vecchia scuola. Vecchia scuola, hai detto bene. Comunque, buona vera. Ora ci scriveranno in tantissimi la vera granita a Messina. Però questa è buona, a me mi piace un botto, quindi piatele under culo, come direbbe un catanese. Tipica espressione di Catania, no? Scava, scava, come fossi Indiana Jones. Madonna. Ci ha preso? Ho preso una stalattite, ho preso. Speriamo che non mi venga tipo il colpo di freddo al cervello. Mamma mia. No, aspetta, non può succedere. Bisognerebbe un cervello per averci il colpo di freddo. Comunque, ti posso dire che l'espressione da passeggio è molto più elegante e poetica. Molto. Molto. Molto meglio dei take away, tra l'altro. Mille volte. Cheers. Panna di Cristo, tra l'altro. Panna buonissima. Tipo troppo buona. Bella grassa. Che è? Stata di traverso. Bella grassa, bella densa. Cagrino che sta da paura. Comunque siamo stati proprio bravi in questa challenge. È vero. Sapete che abbiamo mangiato veramente da paura? Eppure tanto. Un botto. Che facciamo? Tiriamo le somme, che dici? Vai. Quindi, questa prima 10 euro challenge finisce qua. A Catania ce ne saranno altre da Bari e Napoli. Com'è andata? È andata benissimo perché, a differenza della prima challenge che abbiamo fatto a Bologna, questa ci ha sfamato eppure alla grande. Comunque, fra l'arancino, quella branda di panino che era il panino con le polpette di cavallo, il cannolo e la granita, veramente usciamo sazi. E poi magari al posto di due dolci potevi pure fare, ne so, un pezzo di tavola calda di Catania molto tipica, come vedrete anche nel nostro vlog che uscirà prossimamente. Comunque chiudiamo qua questa 10 euro challenge, non vedo l'ora di fare quella di Bari e Napoli. Però prima di chiudere, qual è stata la cosa che ti è piaciuta di più di quello che abbiamo mangiato in questa challenge? Il panino con le polpette di cavallo, veramente una grande scoperta, veramente una bomba a mano. Per te?
Per me è stato l'arancino tipico catanese, perché a me melanzane fritte mi fanno impazzì, per cui mi ha fatto veramente volare altissimo. Ci vediamo qua, amico mio. Ci vediamo qua. Direi che da qui era doppia di a tutto. Ci vediamo alla prossima challenge. Ciao.